Bentornati e bentornati a tutti, amiche e amici appassionati dell'eroe mascherato Zorro. Siamo arrivati a trattare le pellicole, tutto ciò che è stato prodotto su Zorro negli anni 80. Non ho trovato molto materiale, solo 6 tra pellicole e serie TV, di una delle quali non ho trovato praticamente niente, solo una foto, ma ci arriveremo. E comunque iniziamo a trattare del materiale che ho trovato. Non sarà un video lunghissimo, praticamente tutto ciò che ho trovato negli anni 80 è sconosciuto, tranne forse il cartone animato. Comunque iniziamo. Anno 1980, tondo tondo. Pellicola È il ciarro del misterio. Cos'è Martin? Interpreta Marcos. Che ha una famiglia, dei figli, e ai quali confessa che da giovane era stato un giocatore d'azzardo. Aveva poi smesso di giocare perché questo aveva causato la morte della moglie. Tuttavia, viene sfidato a un'ultima partita a poker da questo Damian Chalena, che viene da lui sconfitto, e questo, per vendicarsi, ammazza i figli di Marcos. Il ciarro del misterio! ¿Quién eres? Un vengador. A un certo punto appare questo che viene definito El Charro, un uomo mascherato che viene chiamato El Charro del Misterio. Il suo scopo, naturalmente, è quello di sconfiggere Chalena, ma sarà uno Zorro un po' fuori dagli schemi, perché innanzitutto, naturalmente, si innamorerà, ma inizierà a praticare anche la professione di cantante. Pellicola numero 2 del 1981 è Il Lobo Negro, il Lupo Nero. Fernando Allende interpreta Carlos Aceves, anche il Lupo Nero. Questo Carlos sta studiando in Spagna, a Madrid, ma viene a sapere che gli americani hanno invaso la sua città di Monterrey. Quindi torna in Messico travestito da vecchio, viene anche a scoprire che suo padre è stato imprigionato dagli americani e inizia perciò ad aiutare tutti i cittadini che subiscono soprusi travestendosi da lobo negro, da lupo nero. Soltad las armas. Apri il carro. Vivrà naturalmente un sacco di avventure, riuscirà a liberare suo padre, gli altri prigionieri politici e il governatore americano che si era stanziato a Monterrey verrà cacciato via. Pellicola numero 3, sempre del 1981, Le nuove avventure di Zorro. Si tratta di un cartone animato in 13 episodi che viene trasmesso anche da noi in Italia. Adios amigos! Ma che ebbe praticamente scarsissimo successo, anche perché le repliche di questo cartone animato sono state davvero poche. Di giorno sono il timido Don Diego, di notte con la maschera sul viso divento il giustiziere. Combatto i soprusi e le ingiustizie. Pellicola numero 4, ancora 1981, titolo Zorro mezzo e mezzo, The Gay Blade, cioè la lama allegra.
George Hamilton interpreta in questo film due persone, due fratelli, che entrambi vestiranno i panni di Zorro, solamente che uno sarà il Zorro tradizionale, l'altro, che è omosessuale, sarà uno Zorro che si vestirà in maniera stravagante, praticamente di rosa. George Hamilton! And George Hamilton as Zorro! Ma che comunque entrerà in scena e prenderà il posto del primo Zorro quando questo viene ferito, quindi sarà lui a combattere i cattivi e poi gli salverà ancora la vita quasi alla fine del film. Out of the night, out of the past, out of the legend comes George Hamilton, George Hamilton. Passiamo al 1983 con la pellicola numero 5, Zorro and Son, cioè Zorro e figlio. Si tratta di una specie di western comico prodotto dalla Disney e che ha come protagonisti Henry Darrow nei panni di Zorro Don Diego, ricordatevi questo nome perché farà Don Alejandro della Vega nella serie televisiva del 1990, e Paul Regina che sarà suo figlio, Zorro Junior. Sono passati 25 anni dalle avventure di Zorro, ormai Zorro quindi è anziano. Però il popolo è ancora oppresso da questo comandante che si chiama Paco Pico e dal suo aiutante il sergente Sepulveda. Quindi, cosa succede? Bernardo, il fedele servitore muto di Don Diego, va in Spagna a far rientrare il figlio di Don Diego della Vega, che rientrerà in America a combattere i cattivi, utilizzando però armi non convenzionali, non solo la spada, la pistola e la frusta come faceva il vecchio Zorro, ma anche pistole moderne e bombe a gas. Oh, signor Zorro, how can I ever thank you? Un momento. Arriviamo all'ultima pellicola, sempre del 1983, dal titolo Tulume alias Zorro. Si tratta di un film filippino e devo dare il contrordine perché mentre giravo questo video mi sono accorto che hanno caricato il film su YouTube, quindi potrò mostrarvi un po' di immagini. Comunque si tratta del solito film su Zorro, con protagonisti naturalmente asiatici, di cappa e spada, il cui protagonista si fa chiamare Tulume. Adios, amigo. Da quello che ho capito si tratta di una commedia, non penso anche che la qualità del video sarà eccelsa, comunque godetevi le poche immagini che riuscirò a mettere. Dunque, carissime e carissimi, vi ringrazio di aver visto anche questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, poi successivamente tratteremo gli Zorro degli anni 90. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Grazie e a presto.